Buonasera, ben trovata in questo posto bellissimo. Però... In un salone delle feste. Questa bellezza che mi riporta un po' a fine 800, ma non mi far perdere tempo, su, dai, diciamo andiamo al sodo, andiamo a quello. Il sodo è che qua giù io le ho preparato proprio per prepararsi a domenica 10 febbraio, Chianti Lovers, dobbiamo dimostrare che Chianti più qualsiasi cosa, quasi qualsiasi cosa. No, ma guarda che secondo me è davvero difficile trovare qualcosa in cui non va bene, questo dobbiamo ammettere. Allora facciamo a caso, io apro. Lei non sa cosa non c'è qui, so professore, niente. Io apro... Bravaci, questo. Vai. Va bene? Proviamo. Uno, proviamo. Due. Vabbè, trippa, facile, la però. Trippa, la trippa, la fiorentina, dove c'è questa presenza del pomodoro e tutte quelle che sono le erbe aromatiche, lo vedete, c'è anche quella fogliolina di salvia che dà quella aromaticità gradevole, la piacevolezza, la completezza, perché c'è proprio questa sorta di lieve untuoso, avvolgente. Certo, freschezza, acidità, piacevolezza legata proprio a questi profumi. E ci posso mettere anche il parmigiano come succo. Bravo, bravo, guarda, anzi, a quel punto se ci metti il parmigiano, forse, guarda, va bene anche un Chianti superiore. Trippa, più Chianti, più parmigiano. Okay, quindi, okay. Diciamo, siamo anche quasi etici, perché il parmigiano, volendo... Ecco, adesso... Beh, io andrei, facciamo così, tanto più o meno lei non sa cosa c'è dentro, io l'apro, no, guarda, vado, così. No. Tosto, eh? Sì. Vado. Sono pronto? Vada. Non ci posso credere. L'acqua cotta, ma addirittura con le uova. Quello che era il piatto unico di una cucina povera, dove noi abbiamo tutte le verdure, l'utilizzo del pane e poi l'uovo che andava a completare. Un pasto che altrimenti fosse stato troppo povero. E quindi... grassezza dell'uovo, questo aspetto che vi dà cremosità in bocca, avvolgenza del pane, queste erbe che comunque ci danno anche gli elementi aromatici. Qui, guarda, oserei veramente il superiore, sì, ecco, e anche qualche riserva. Una sottozona? Ma allora sì, anche, no? Quello si potrebbe, guarda, per me un Chianti Monte Esperto ci potrebbe veramente stare assolutamente bene, per dire, ma anche un discorso, andiamo anche su un Chianti Montalbano, andiamo su un Chianti con i fiorentini. Perché appunto il Chianti ha anche più zone. Ecco, sono più zone, ricordiamoci, anche perché il Chianti raggruppa tante di quelle cose su cui... Questa volta apro io, apro, prego, apro. E allora... Sarà facile? Mi viene in mente Gian Burrasca. Ed è così, e la pappa al pomodoro non a caso, sono questi concetti su cui la tradizione vince. Ma il pomodoro non è che con l'acidità del Chianti... Ma c'è il pane, ricordati sempre, allora questo pane riusciamo in questo modo a dargli... C'è la presenza dell'olio. E quindi questi elementi, la dolcezza e la cipolla, ho messo un bel giro d'olio, la presenza della cipolla, quindi la dolcezza, che già questo abbina un po' sul pomodoro come completezza. Anzi, ho bisogno di un Chianti, ho bisogno di un po' di vivezza, un po' di vivacità, è questo che mi permette di... Poi credo ci siamo. Hai visto qualcosa? Appure possiamo scoprire questo. Questo oddio. Ecco, vediamo, c'è la salsiccia, sì, ci vedo, saranno... Ecco, come se la cava il Chianti? Sulla salsiccia penso bene, ma su questo erbaceo non è che per caso tira fuori l'erbaceo? Ma a questo punto andiamo anche su un Chianti un pochino più rotondo, perché ci sono delle espressioni anche lì, a seconda del territorio, ti può dare questa idea un pochino più di pienezza del gusto e quindi mantenendo sempre acidità. E guarda qui, quel filo di tannini non sarebbe assolutamente male, lo lascerei e questo gli dà questa... pienezza. Allora finiamo il giro del tavolo. E a questo punto finiamolo, perché a questo punto noi dobbiamo andare un risotto. Tra l'altro sento il profumo di mare. Senti qui, la vogliamo fare questa provocazione? Chianti più pesce? Più pesce, perché basta pensare sempre all'idea di questo Chianti che non può andare bene con il pesce. Ma io, guarda, ci metterei addirittura il cacciucco. Oh, mi sono anche, guarda, in qualche modo inalberato. Si è mosso tutto. E allora sul risotto alla pescatora, sì, mettiamocelo il Chianti, perché è giusto che ci sia, altrimenti non ce la faresti mai apprezzato completamente.